Eravamo proprio tutti orgogliosi di trasmettere la nostra forza. Addirittura a volte si pensava di trasmettere la forza alla vettura solo con il nostro pensiero, con la voglia di vincere, col gruppo. È un gruppo fantastico, è un gruppo che ancora adesso, da distanza di 20 anni, 30 anni, ci si ritrova ancora a ridere, a scherzare, a raccontarci i vari aneddoti del. Ti ricordi quel giorno, ti ricordi quell'assistenza, ti ricordi queste cose qua. Penultima puntata del nostro racconto sui ragazzi dei rally. Le emozioni di quegli anni sono difficili oggi da spiegare come parole. Tutto quello che girava intorno al successo del marchio Lancia nelle competizioni era sotto gli occhi di tutti. Telegiornali e perfino fiction televisive dedicate, tanto alto era l'interesse del pubblico per quelle storie. Sulla Rai, Gianni Morandi prima e il compianto Giuliano Gemma poi, diventarono piloti rally Lancia in due serie da prima serata, che ricostruivano il clima e le emozioni di quelle competizioni. Oggi sarebbe possibile tutto questo? La risposta la lasciamo a voi. In questa puntata conosceremo Giuseppe Corbia, meccanico telaista. Pensate, già 14 anni appassionato di motori e cresciuto nella scuola aziendale Lancia. Salve a tutti, sono Corbia Giuseppe. Il mio attaccamento al marchio Lancia è iniziato all'età di 14 anni. Ho frequentato la scuola aziendale Lancia, che preparava i futuri tecnici da immettere nell'azienda. Questo nel 73. Nel 76 sono entrato direttamente in azienda, alla Lancia di Chivasso, per poi passare alla sperimentazione di fronte al grattacielo Lancia in Borgo San Paolo, e dall'86 al reparto corse Lancia. La passione per le corse mi è stata data dal mio insegnante di fisica alla scuola aziendale, che era l'ingegner Materazzi, all'epoca tecnico del reparto corse in via Caraglio, dove si faceva la Stratos, dove c'erano già state le Fulvia e dove iniziava tutta la storia del rallismo italiano e mondiale. E dall'86 sono entrato in Abarth, che all'epoca in Corso Marche seguiva il marchio Lancia nei rally con la Delta S4. Ed è stata la prima vettura su cui ho lavorato. Lavoravo nel reparto cambi, mi occupavo della creazione dei cambi che andavano poi sulle vetture da gara della S4 per i rally. La preparazione era alquanto sofisticata, perché si parlava di una vettura con moltissimi cavalli ed era il nuovo entrare nel mondo dei rally con questi mostri gruppo B. Dopo un anno e mezzo circa mi hanno poi spostato nel reparto telai, dove si preparavano le Delta da gara, le Delta 4VD e le Delta integrali per il Mondiale Rally. La preparazione di queste vetture era maniacale, sia la preparazione delle vetture sia la preparazione dei rally. Ogni persona sapeva effettivamente cosa fare durante la gara, nulla era lasciato al caso. Sicuramente questa è stata l'arma che ci ha permesso di vincere i diversi mondiali che abbiamo vinto. E delle cose, cioè tutto sarebbe da ricordare, tutto quello che si è svolto in questi anni fa parte della storia. Dal momento che poi eravamo là, cioè non sapevamo di vivere questa situazione, non sapevamo che da un momento all'altro, cioè, siamo entrati nella storia e si sarebbe ricordata per parecchi anni, come si sta facendo adesso. In un rally di Monte Carlo che aveva vinto Riol, e se la stava giocando con Sainz fino all'ultimo momento, la notte del Turin-I ci ha dato ragione. Sembrava che in macchina Oriol, oltre a tutto quello che ha, tutta la potenza del motore, aveva dietro anche la forza nostra,
il fatto di spingere sta vettura fino a farla vincere. Se l'è giocata l'ultima notte, questione di secondi, ed è stata una delle soddisfazioni più grosse che abbiamo avuto. Il fatto che poi nelle interviste durante la gara Oriol, quando è arrivato al fine prova, che ormai si era aggiudicato il rally, ha detto: per me andare forte non è mai successo, andare forte così, per me andare forte vuol dire non frenare mai, e io questa notte non ho mai frenato. Cioè era proprio il vivere, in quegli anni là era il vivere in azienda, ingresso alle 7:30 del mattino, l'uscita boh, non si sapeva, non si conosceva il sabato, era quasi sempre lavorativo, la domenica a volte, e in pratica non era l'aspettare il bollare per andare via, era sempre finché non si diceva basta, non si vedeva tutto quello che si doveva preparare pronto, non si andava a casa. Le nottate che si facevano lì dentro, sembrava la pizzata serale, era quasi una consuetudine. Poi specialmente nei giorni prima delle gare, prima della partenza per le gare, in pratica eravamo quasi tutti trasferiti lì dentro a preparare meticolosamente tutti i particolari da portare via, le vetture, i furgoni, la trepidazione di partire, la voglia di ritornare subito sui campi di gara per vedere se si continuava a fare dei risultati come si è continuato a fare. C'è proprio il vivere insieme, fondamentale anche la squadra, il vivere insieme, il dormire assieme, il passare le nostre giornate, le nostre festività a volte insieme a tutto il gruppo. Lo spirito di squadra, l'organizzazione della squadra, dei rally, noi la settimana prima sapevamo già cosa durante il rally si faceva, avevamo dei libri, dei servizi dove ti dicevano che all'ora tot del giorno tot in quella piazzuola già delimitata e già segnalata dai nostri logistici dovevi fare un servizio, cambiare il cambio, cambiare gli ammortizzatori, fare benzina, cambiare le quattro gomme. Nulla era lasciato al caso e questo è stato il nostro cavallo di battaglia. L'organizzazione, la logistica e la voglia di vincere soprattutto. Il ritiro della Lancia dai rally l'abbiamo vissuto tutti malissimo, proprio ci si telefonava a casa, perché uscendo alle 4 dall'azienda siamo arrivati a casa e alle ore 17, mi viene la pelle d'oca, alle ore 17 su Televideo è venuta fuori la notizia che la Lancia si ritirava dai rally. E in pratica noi fino a un'ora prima si stava lavorando su delle vetture pronte per andare a fare delle gare. Sapevamo che finivamo l'anno e la Lancia si ritirava dai rally. È stato uno shock, forse dettato dalla dirigenza dell'epoca o dalle questioni di mercato. Ormai non avevamo più rivali, non avevamo più... Forse il troppo vincere aveva stufato un po' tutti, non noi. Per noi era sempre stato orgoglio e voglia di star lì dentro e di continuare il nostro lavoro. Beh, l'ultimo giorno di Lancia, cioè l'ultimo giorno di Lancia nei rally, un rally rack in Inghilterra. Sono quelle cose che ancora non ci si crede. In pratica si pensa ancora che, cioè si pensava ancora, ma sì, dai, poi portiamo a casa sto mondiale e vedrai che torneranno indietro, invece poi c'è stato il buio totale.
Giuseppe, già a 14 anni, decide di iscriversi alla scuola aziendale Lancia per seguire la sua passione. Anni in cui le grandi case automobilistiche investivano sulla formazione di quelli che sarebbero stati i futuri meccanici e operai dei propri reparti. Per un ragazzo oggi questa esperienza sarebbe impossibile. E se oggi in Italia l'industria automobilistica è sempre più marginale, al di là dei proclami e delle belle parole, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo perso un patrimonio di conoscenze, di risorse umane che difficilmente potrà essere colmato se non investendo come si faceva una volta nei reparti esperienze. Questi nostri racconti potranno forse servire ai più giovani per conoscere una storia di eccellenza. Sicuramente servono a tutti per ricordare che il segreto di una grande squadra è aver investito sulle professionalità. La settima puntata dei Ragazzi dei Rally finisce qui. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio.